pensato a quello che mi hai detto. E potrei anche essere d'accordo, però ci sono due cose che dobbiamo chiarire. Ecco, allora, innanzitutto, l'unico modo per cui possa funzionare tra noi due è questo. Tu non mi devi più parlare d'amore né di nessun'altra cazzata romantica. Io ti posso accompagnare per quello che dura, per un periodo, che poi sono due settimane, un mese, non lo so, quello poi lo vediamo. Però guai a pensare che stiamo insieme e tantomeno andarlo a sbandierare ad amici e parenti. Uno, io non divido il mio mondo con te. Due, non mi va di sapere come stai, che tu mi spieghi la tua vita, tipo oggi sono stato bene, oggi sono stato male. Ecco, queste sono cose che uno poi si risolve da solo, chiaro, no? Mi stai simpatico. Dai, è chiaro che tra noi c'è quella specie di chimica. Altrimenti nemmeno sarei qua. Però questo non ti dà il diritto di pensare che io sono tua proprietà privata. E tantomeno quella cosina lì che hai assaggiato ieri. La rivedi oggi, però poi chissà quando la rivedi più. Ti sta bene così? Sì, sì, tu sei... Tu, per me sei... Non riesco a trovare la definizione. Ecco, come faccio a spiegarti quello che penso di te, di me, di te? Ti faccio un esempio chiaro? Magari non ti sembrerà immediatamente pertinente, però tu non mi interrompere, lasciami finire. Ieri cercavo delle scarpe. Così, scarpe per tutti i giorni. Ecco, bene. Una scarpa per me non è importante che sia bella. Cioè, voglio dire, deve avere il suo fascino, però non troppo, capito? Ovvero, si deve far notare, ma non da tutti, sennò è un inferno. Ecco. Cosa è importante quando compri una scarpa? Quando metti... No. Quando ti metti con una scarpa... No. Ecco. Quando metti una scarpa, deve essere comoda, ci devi camminare, non ti si devono gonfiare i piedi, così, insomma, le togli. Quando ti riservano, apri l'armadio, le prendi e via. Tipo una sneaker. Non voglio dire che tu sei una scarpa. Voglio dire che tu... sei adatta a me. Lo sapevo. Lo sapevo che esisteva. L'altra sera, quando mi hai salutato davanti a quel locale, quello strano locale con i tuoi amici, ti ricordi? Hai detto che in fondo io sono una persona carina e io dal tono, dallo sguardo, ho capito che tu sei quello che io ho sempre cercato. Lo so, è stato solo un attimo, ma a me è bastato per farmi capire che sarei stata accolta da te. Tu lo sai quello che sto dicendo. Unirsi con un'altra persona, fondersi, è quello che abbiamo sempre desiderato. Ti sento così simile a me. Con te penso che potrei fare qualsiasi cosa. Grazie. Sì, certo. Continua a nasconderti dietro la tua vita di facciata, perché quella è la casetta, la mogliettina. Io lo so che vorresti saltarmi addosso. Sì, silenzio, per carità. Guarda che io alzo la voce quanto mi pare. Dillo che hai scoperto la tua vera natura. Dillo. A fare in culo l'idea dell'amore ipocrita e convenzionale che hanno tutti gli altri. Sei divino con quella faccia. Mi compatisci?
Credi che io ti provochi perché mi fa male il tuo rifiuto? No, mio caro. È che ormai non ti puoi più tenere indietro. Ho troppo voglia di assaggiarti. Che dici, iniziamo qua? Sento che te ne vuoi andare. Vattene se vuoi. Fallo. Guarda, se lo fai sei proprio un vigliacco. Aspetta, aspetta. Non ce la faccio ad aspettare. Ma non ce la faccio io. C'è un casino di gente in bagno. Vai, fammi entrare nelle tue mutande adesso. Mi fai diventare scema. Fatti toccare sotto il tavolo. Vieni qua, apri le gambe. Dai. Che cazzo guardi? Chi è quello? Ma nessuno, credo. Che vuol dire, credo? Ma cosa vuoi? Ti ho mai fatto storia, signor Scopo, con lo sguardo? Ah, io Scopo? Io non desidero nessuna come desidero te. Stronzo. Ma perché stronzo? Hai detto io non desidero nessuna come te. Non hai detto io non desidero nessun'altra. Io volevo dire quello. Ah, sì? Guarda pure, tranquillo. Mi darò da fare anch'io dopo. Guarda, io sono tuo, tu sei mia. Non mi dire le cazzate. Dimmi che mi ami. Adesso. Io così a comando non ci riesco. Ok. Non te lo dirò più nemmeno io. E dai, io... stiamo esagerando adesso, no? Allora? Bello. Bello? Bello. Max è un bambino. È il nostro bambino. Significa che saremo legati per sempre. Oddio, non lo so. Se non sei sicuro... È che io lo voglio tanto, un bambino con te. Ma va bene, forse hai ragione tu, è giusto così, ok, ok. Se hai bisogno di più tempo, no, assolutamente. No, io non voglio dire questo. Io voglio dire che bisogna razionalizzare questo avvenimento. Guarda, io ti faccio un preciso esempio, così evitiamo qualsiasi equivoco. Penna. La mia esatta posizione. La mia esatta posizione riguardo a questo avvenimento è che no, cioè sì, dobbiamo avere questo bambino, dobbiamo averlo subito, io voglio questo bambino, ti amo, è il momento giusto e dobbiamo trovargli un nome adesso, qui e subito. E deve essere un nome fuori dal comune. Perché il nostro figlio non sarà una persona normale. Normalissimo, per carità. Cioè, anche un nome fuori dal comune di questo paese. François. Che in Francia è comunismo. Vuol dire Francesco, però da noi è semplicemente François. Che ne dici? François. François? Oui, lo chiameremo François. François. Dans un an, on pourra se marier en Belgique et finalement on va adopter ce petit bonhomme. Scusami, soltanto il nome, ti prego, il resto poi lo decidiamo tutto insieme. Dobbiamo pensare alla cameretta, ad esempio, perché è importante, perché lui non è ancora nato, però è come se fosse già qui con noi e sente tutte le cose che noi diciamo, che facciamo, che pensiamo. Allora, sì, per le pareti della cameretta ci vorrebbero dei colori vivaci, però non troppo, perché altrimenti fa fatica ad addormentarsi. Il studio è perfetto, ha la grandezza giusta e le pareti sono vivaci però non troppo isteriche. Vabbè, il tuo studio rimane il tuo studio e noi poi troviamo un'altra soluzione. Senti, domani viene mio fratello con due scatoloni pieni di vestiti per bambini. Noi prendiamo tutto quello fuori moda e il resto via. Altra cosa importante.